A 4 anni dalla nascita di Colli al Metauro, creata dall'unione comunale tra Saltara, Serrungherina e Monte Maggiore al Metauro, è di nuovo tempo di elezioni. Candidati alla poltrona di sindaco Candio Curina e Pietro Briganti. Quest'ultimo è assessore a fine mandato e ora intende proseguire il lavoro iniziato in questi primi 4 anni attraverso la candidatura della lista Insieme per Crescere. In pratica, in questi 4 anni abbiamo costruito mattone su mattone un comune che non c'era e abbiamo gettato le fondamenta su cui ora noi possiamo farlo crescere e farlo sviluppare. Infatti la nostra compagine si chiama appunto Insieme per Crescere, per dare valore a Colli al Metauro. Al primo posto c'è proprio la ricerca di un'identità comune, cercare di far sì che si sviluppi il più possibile all'interno dei cittadini questo senso di appartenenza che è venuto meno anche a causa delle vicende di questa fusione, diciamo, avvenuto un po' a freddo, senza preparazione, che ci sono tutta una serie di progetti, di idee per sviluppare il nostro territorio. E sicuramente quella che più ci sta a cuore è quella che vede lo sviluppo di una mobilità sostenibile, quindi una nuova forma di educazione a utilizzare quelli che possono essere dei percorsi ciclopedonabili o marciapiedi per dare una sensibilità nuova ai cittadini. E quindi grandi interventi, grandi investimenti, abbiamo iniziato a realizzarli e realizzeremo per questa forma di mobilità sostenibile. A fianco della mobilità sostenibile, sicuramente abbiamo dimostrato in questi 4 anni di dedicare tantissima attenzione, tantissimo interesse, tantissimi investimenti alla scuola, alla sicurezza dei ragazzi, dei nostri ragazzi nelle scuole. Abbiamo realizzato le indagini di vulnerabilità sismica su tutti i plessi scolastici del nostro comune e abbiamo dato incarichi per il loro adeguamento, quindi per la realizzazione di progetti esecutivi, per il loro adeguamento sismico e per la loro riqualificazione energetica. Quindi investiremo tantissimo anche nel mondo dello sport attraverso la realizzazione di infrastrutture, ma anche attraverso dei luoghi dove i nostri ragazzi possono incontrarsi, possono formare dei momenti di aggregazione, come possono essere una biblioteca multimediale che abbiamo già identificato dove si possa realizzare. E un altro aspetto importante è sicuramente la sensibilità che abbiamo nei confronti della pulizia e del decoro cittadino. Per quanto riguarda la salute, anche se questa non è di competenza del comune, ma di competenza della regione, ci siamo battuti in questi anni, siamo riusciti ad ottenere la realizzazione di un distretto sanitario nel nostro territorio, quindi quella che noi chiamiamo oggi, definiamo la Casa della Salute, e cercheremo ulteriormente di potenziare questa struttura cercando di fornire tutti quelli che sono i servizi di base per la collettività. Energia in comune invece il nome della lista con cui Candio Curina nelle elezioni del 3-4 ottobre sfiderà la candidatura di Pietro Briganti. Il termine energia in comune ha due significati. Il primo è l'energia dei giovani, dei tanti giovani che compongono la mia lista. La seconda è che questa carica di energia possa essere portata in comune affinché ci sia finalmente la partenza di questo nuovo comune che per questi primi 4 anni ha stentato parecchio nelle iniziative e nei lavori da attuare. Io dovrei essere un po' l'allenatore o il coordinatore di questa squadra perché ho esperienze amministrative, essendo stato qualche anno fa, diversi anni fa, prima assessore e poi presidente della comunità montana della zona E, che adesso non c'è più, e poi per 10 anni prima della pensione sono stato dirigente nell'istituto comprensivo di Montefelcino. Un'esperienza bellissima in cui anche lì ho avviato dei progetti molto importanti, soprattutto dal punto di vista sociale. Queste mie idee, a volte un po' avveniristiche, vorrei riproporne alcune anche nell'ambito comunale perché ritengo che si debbano proporre nuove idee. E nella mia squadra ci sono tante persone che di idee ne hanno tante, quindi io dovrò un po' coordinare queste idee e renderle attuabili. Noi siamo fortemente contrari alla riattivazione della ferrovia commerciale. Vogliamo che nel sedime della ferrovia venga realizzata la ciclovia, come era il primo progetto approvato dalla Regione. Per quello che riguarda le opere pubbliche, dobbiamo completare con urgenza una scuola elementare a tempo pieno che sta bloccando un po' tutte le attività correlate a questo del nostro comune, proprio sia a livello di servizi che anche di funzionalità, perché praticamente viene bloccata anche la nuova sede dell'amministrazione comunale. Inoltre, pensiamo di costruire una piscina
e di potenziare le scuole sia con la realizzazione di una sezione primavera che dovremmo avviare anche la realizzazione di alcune sezioni staccate, se non proprio istituti, delle scuole superiori, perché le dimensioni del nostro comune oggi sono talmente importanti che possono permettere anche queste richieste.